Guardate, ci troviamo davanti a questo pesce spada di legno che indica la direzione, perché la direzione ancora per la seconda sera, la Valle Longa, festa di Monferrato, è qui allo stand di Mazzotta Fish, dove veramente stanno sbancando di fama, ma soprattutto di professionalità con i loro, li chiamano, praticamente sono i coppi a base di calamari, frittura mista, ma soprattutto anche alici. Ci siamo visti ieri, ci rivediamo questa sera, ritorneremo ancora domani per rendervi partecipi di quanta qualità ci sia tra queste vaschette, con queste mani che veramente cucinano. Ci fanno il saluto, il brindisi, perché loro hanno questa educazione di fondo, brindano ai loro clienti. Mazzotta Fish vi aspetta a Sera San Bruno, pesce fresco, surgelato, servizi puritura, stocco, baccarà, gastronomia, pronte cuoci, friggitoria, panini gourmet, quindi panini con il pesce spada. Sono una grande famiglia, sono uniti, hanno questo modo di fare impresa, perché ricordatevi che nella vita la famiglia è la grande impresa, la vera impresa è la famiglia. Se c'è famiglia ci sono i pilastri per andare avanti e sfondare e crearsi un futuro ricco di soddisfazioni. Salutiamo anche Ittica Paola di Pizzo Calabro, quindi se andate anche a Pizzo godetevi questa grandissima quantità che è anche qualità, esperienza, che portano pesce dal Mar Tirreno e lo fanno gustare su tutte le tavole della Calabria e non solo. Quindi mi raccomando, ancora domani, domenica, da Valle Longa, festa di Monferrato, ultimo giorno, ci sarà la processione, la banda, i fuochi d'artificio e potrete gustare il tutto mangiando, degustando questi piatti straordinariamente buoni, perché sono perfetti di sale, perfetti d'olio, infarinati al punto giusto, quindi è una frittura che non è pesante, una frittura che quando la mangiate potete coricarvi anche dopo 20 minuti e dormire tranquilli. Non è la classica frittura tipo rosticceria che la mangiate e poi vi dovete prendere un occhi o il bicarbonato perché vi rimane sullo stomaco. Quindi saper cucinare è veramente un'arte. Un saluto a tutti, a GJ da Mazzotta Fish è tutto, borgo di Valle Longa, con queste specialità. Adesso ci avviciniamo alla panineria dei fratelli Albano, Girda, quindi guardate anche questa sera paninazzi con la salsiccia. Signor Girda, buonasera, siamo in diretta. Sentite, quanti panini più o meno stasera, diciamolo? No, ho perso il conto. 1000 panini, pure di più. No, ancora no. Ancora no, però la notte. Ma siamo vicini. Sentite, ho visto tutta la salsiccia, i brustel, la pancetta e la porchetta. Anche la, cos'è la porchetta? Spieghiamo. La porchetta è maiale sdissossato e cucinato nel cucinato nel forno a legna. Ah, non nel forno normale. No, forno a legna. E che spezie ci sono, spieghiamo? Le spezie, aromi naturali. In base ai gusti del cuoco. Ed è del buono cuoco. Più nel piatto. Non l'ho fatta io, l'ha fatta. Sentite, più Luigi. Buono nel panino o scuso nel piatto la porchetta? Dipende dai gusti. Va bene. A me piace nel panino. Grazie e buon lavoro. Siamo fratelli Albano, Lucky alla cassa, Luciano, Enzo che aiuta anche il signor Girda e poi tutto il loro staff di ragazzi giovani che sono anche qua nel reparto bevande, alcolici, superalcolici, birra menabrea, birra alla spina e anche bibite dolci per i più giovani. Si lavora fino a tarda notte, dietro ci sono un sacco di tavolini e quindi potete venire anche a mangiare e andare dalla parte di dietro dove ci sono tanti altri tavoli. Signor Enzo, siamo in diretta, una domanda velocissima per coloro che ci guardano, perché venire a trovarvi? Per gustare un buon panino, anzi forse il migliore che c'è nella zona. Il migliore, che è vero, siete i numeri uno. Lo grazie, dicono gli altri però. Lo dicono gli altri, grazie e buon lavoro. A te, ciao GGG. No.